Cos'è questo? Un Breaking 3 Protection 4. È arrivato il momento di andare a salvare tutto il nostro loot, tutte le nostre cose. Non accetterò di tornare a casa a mani vuote. No! No, ragazzi, ho tutto nell'inventario. Il mio ultimo cibo, armatura, letto. No, 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 i miei oggetti! Ragazzuoli, eccoci qui tornati su Minecraft Java Edition, che oggi ci dice di essere legale in Finlandia. Incredibile, in Finlandia è legale giocare a Minecraft, fortunatamente anche in Italia. Ci sono i ragazzi di Twitch che stanno scrivendo che stiamo cucinando. Ma stanno spammando kiwi! Ma non stiamo cucinando stasera, dobbiamo battere il drago, stanno spammando kiwi questi! Ma io non ci posso credere. Vabbè, ragazzi, se volete venire anche voi su YouTube, vi ricordo che le live sono verso l'1:30 di pomeriggio, verso le 8:30 di sera. Minecraft lo faccio lunedì, mercoledì e venerdì sera alle 8:30. Non mancate, perché dalle prossime volte avremo l'elitra e andremo giù belli cattivi. Magari iniziamo anche qualche mega progetto. Ragazzi, finalmente la Lollocraft Kiwiland sta arrivando a dei grandi traguardi, perché dobbiamo scontrarci con il boss finale. E non stiamo parlando di kiwi, ma stiamo parlando del drago del land. L'Ender Dragon, chiamatelo come volete. Mi sembra che abbia addirittura un nome tipo Cassie. È una donna quel drago, non è un uomo, è una donna drago. E dobbiamo anche andare a prendere l'elitra. Io avevo pensato a una follia, ovvero prendere l'elitra prima di battere il drago, ma mi sono reso conto che servono qualcosa tipo 20 stack di blocchi per arrivare a prendere l'elitra, quindi non lo facciamo. Prima battiamo il drago, poi andiamo a prendere l'elitra senza però tornare a casa. In questo momento sono a casa. L'altra volta abbiamo fatto un sacco di cose, siamo andati a prendere l'impensabile. Abbiamo trovato quello che è il portale, ci siamo salvati le coordinate del portale e non so dove ho messo il libretto. Abbiamo preso un po' di incantesimi, ci siamo fatti l'essenziale, insomma, che serve per battere. Adesso dobbiamo fare un attimo una preparazione finale. Poi partiamo all'avventura per arrivare dove c'è il portale, dove abbiamo messo una secchiata d'acqua in modo da scendere giù veloci. Battiamo il drago e lo batteremo con il colpo finale del calderone per il meme del cucinare, ragazzi. E una volta che abbiamo battuto il drago, partiamo e andiamo a prendere l'elitra per svolazzare in giro. E infatti ci dobbiamo fare anche dei razzetti. L'ultima volta abbiamo preso un po' di gunpowder, purtroppo non abbiamo grandi sugarcane, quindi possiamo anche improvvisare magari una farm al volo, non lo so. Però ci servono dei razzi, perché con i razzi poi tornare a casa è molto più veloce. Se dobbiamo farci aprire tutta la strada dopo che abbiamo preso l'elitra, è un casino. Sto già dando per scontato che abbiamo battuto il drago, però non è detto, non si sa mai quello che succede. Come vedete nel mio inventario ho due libri con Unbreaking, che ci siamo presi dal villaggero che è nella casa del Lumberjack, del boscaiolo che abbiamo costruito negli scorsi episodi. E qui ci sono tutte le cose che abbiamo portato indietro dalla spedizione dell'ultima volta. Qui ce ne sono altre, tra cui l'ultimo occhio dell'Ender, che mi serve per attivare il portale. Non mi porterò questi tre nella speranza di non fare cose strane. Ho una Ender Chest in caso, visto che poi quando dobbiamo battere il drago, se vogliamo tornare indietro, possiamo utilizzare un trucchetto che di solito si evita, ma, you know, possiamo anche sfruttare questa cosa a nostro vantaggio. Cosa ci serve per battere il drago, ragazzi? Dobbiamo fare una to-do list, una wish list, una list di cose che ci servono per andare a battere... Com'è che l'avevo chiamata? Cassie? Cassie! Il nostro drago si chiamerà Cassie. Allora, cosa numero uno da craftare è sicuramente il calderone, ragazzi. Il drago andrà buttato giù con il calderone. Questa sarà l'ultima hit che daremo. Allora, in realtà, di base, io ho un'idea, ragazzi. È un po' un'idea folle, ma... seguitemi. Sapete che gli unici incantesimi che può avere l'elitra, che sarebbero le ali di Minecraft per chi vivesse sotto una roccia o non giocasse a Minecraft da 7 anni, sono Mending e Unbreaking. Noi abbiamo sia Mending, ne abbiamo due in realtà, che Unbreaking. Potremmo portarci dietro una anvil, che possiamo craftare, spero, con tutto il ferro che abbiamo. Ci portiamo l'anvil, prendiamo l'elitra, li mettiamo Unbreaking e Mending, facciamo un po' di razzi con tutta la gunpowder che abbiamo e con... la carta che adesso cercheremo di fare con le canne da zucchero che non ho. Ci portiamo ovviamente un po' di picconi, cose che ci possono tornare utili. Del cibo, cosa che non ho in grandi quantità ma comunque mi può tornare utile. Dei blocchi, prenderei dell'acqua in grandi quantità perché ci salverà poi sia dal drago che ci lancia in aria, sia dagli enderman che mi attaccano. Lo scudo può tornare utile. La spada ce l'ho con sharpness 3 e fire aspect 2, non è che abbia sti grandi incantesimi, però ci sta. Cos'altro serve, ragazzi? L'arco con le frecce ce le abbiamo. Cos'altro può servire per battere il drago? Ehi, ti ho visto che non ti sei iscritto al canale e soprattutto, mannaggia te, bevi i tuoi 2 litri d'acqua al giorno, che ti fanno bene per la tua salute, mi raccomando. E non mi pagano per dirvelo, non ho l'etichetta. La craft per craftare la anvil. La anvil la craftiamo qui e la portiamo dietro, ma ci portiamo dietro anche del legno, perché possiamo prendere le chest per fare poi le shulker box. Così mettiamo tutte le cose che troviamo in giro nelle shulker box, nelle chest, e le mandiamo a casa con la ender chest. Le ender pearl. Cavolo, è vero, le Ender Pearl ti servono abbastanza la vita. Le mele d'oro, è vero, le mele d'oro. Il libro con le coordinate,
Vero? Dov'è il mio libro? È qua il mio libro. Libro delle coordinate, vabbè, in realtà è il libro degli abbonati, però abbiamo sulle coordinate qui, ragazzi, è dove abbiamo lasciato l'ultima volta il portalozzo. Un secchio d'acqua, sì, acqua volontà. Allora, facciamo così, con calma. Prendiamoci tutto quello che serve. Per i blocchi da mettere in giro, o mettiamo la terra oppure mettiamo la cobble deep slate. Considerando che poi li vorrò togliere, mi sa che mi porto dietro un po' di terra. Un bel po' di terra. Farei tipo tutto così pieno di stack di terra. Bene, il resto della terra non ci serve. Poi craftiamoci, anzi dormiamo, poi ci craftiamo una anvil. Prendiamo il cibo, prendiamo l'acqua, prendiamo l'arco e vediamo. Allora, la anvil mi sembra che si crafti utilizzando dei blocchi. Sono sicuro che un minimo di blocchi servono. Poi, come si posizionano questi blocchi, io non lo so, perché non mi ricordo più come cacchio si fa. Come si fa un anvil? Ah, la posso già craftare, ok, c'ero quasi. Abbiamo l'anvil che ci portiamo dietro, quindi questa ce la portiamo. Unbreaking e mending possono effettivamente essere utili. Non ho silk touch, però. Questo è un problema, ragazzi, vuol dire che l'ender chest la possiamo piazzare soltanto una volta. Mettiamo un ender chest qua, e nell'ender chest ci mettiamo mending, unbreaking 3, la anvil e un altro unbreaking 3. In realtà ho anche un altro mending che potrei già mettere sull'elitra, quindi di base mi converrebbe fare così. Poi, per sicurezza, mi metterei dentro del legno, che potrebbe essere tipo mezzo stack, e l'altro mezzo stack ce lo portiamo dietro. Questo perché si trovano un sacco di ender chest nell'end, quindi possiamo lasciare questa qui, e quando ci serve, all'evenienza abbiamo questa qua, che può esserci utile per lasciare tutto dentro e respawnare a casa. Oppure possiamo semplicemente andare nei vari posti dove ci sono e rimandare tutto a casa, oppure prendere questi. Andiamo. Bene, allora, coordinate, ragazzi. Le coordinate sono 1343-213. Quindi praticamente devo andare di qua, dritto. In teoria, andando dritto da qui dovrei arrivarci. Somehow. Allora, io mi fido di me stesso. Ho paura che c'è l'acqua là sotto. Raga, ho paura che qui sotto non ci sia là. Se ho toppato qui, devo stare molto attento, ragazzi. Devo stare molto attento, perché dovrei fare il trick. O faccio il trick o metto in pausa il gioco qui. Proviamo il trick in caso. No, ok, c'era l'acqua. Meno male. Qui chiuderei, prima che succedano cose strane. Metterei magari un paio di blocchi di terra così. Così non passa nessuno. Esatto. Magari facciamo anche così, che andiamo belli tranquilli, che non entrano mini zombie, robe varie. Qui la lava la lasciamo perché è bella swag. Qui la togliamo perché a volte si bugga e succedono cose strane. Letto dove lo mettiamo? Torcia. Lettonzo lo mettiamo qui. Dormiamo. Allora, ragazzi, è arrivato quel momento, ragazzi. Accendiamo la stanza. Allora, musica che casa. I miei editor metteranno una musica epica per YouTube. Ragazzi, 3, 2, 1. Non poteva arrivare un'entrata peggiore. Che cos'è questa roba qua? Ho già paura di guardare qualche Enderman negli occhi. Cerchiamo di non farlo e cerchiamo nel frattempo di trovare... Oddio. Devo trovare un posto per tirare giù quelle che sono tutte queste colonne portanti del dragozzo. Comunque, l'end è bellissimo, stupendo. Allora, la prima è andata giù. Vediamo se le mie skill da arciere mi torneranno utili. Ok, l'altra è andata giù. Quella là è una delle più difficili. No. Oh, il drago sta già scendendo. No, il mio arco. Ok. Calmi, ragazzi. Mentre è giù, noi ne approfittiamo per tirare giù questi che sono molto difficili. Mamma mia, se mi prendeva era la fine, raga. Mi sparava su. Mangiamo. Calma. Oh, zio Pera. No. No, perché quello ha tirato dritto? Vieni qua. No, la mia spada. Sono impanicato, ragazzi. No. Ragazzi, cosa sta succedendo? Perché sto prendendo questo danno gigantesco? Qua devo scappare. Ok. Calma. L'importante è che non finiamo nel void. Finché rimaniamo qui va bene. L'importante è non finire nel void, ragazzi. Look at this dude. No, porco zio, chi mi ha preso? Godo, mi ha dato la perla. Allora, probabilmente mi dovrò arrampicare più tardi, però per ora, finché possiamo evitarlo, lo evitiamo. Però là è facile da tirar giù. Ah, ho preso il drago, ma... Presa. Dovrei prenderla. Presa. Ok, ora la dovrei prendere. Presa. Sta scendendo, però non so se gliele ho tirate giù tutte. Non penso, no, infatti. Stiamo cucinando, ragazzi. Ce l'abbiamo in pugno. Godo. Porca vacca, meno male che non mi ha lanciato in aria.
Ma mi ha fatto paura, non andrò a mentirvi. Iniziamolo a prendere un po' a distanza. Il bro doggia benissimo. Il bro pensa di essere su Brawl Stars. Il bro pensa di essere Buzz. Guarda come doggia, zio. In testa, headshot. Aia, 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 aia. No! No, 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 no. Ora sniperiamo dalla torre. Zio pera. Ok, Cassie sta prendendo grandi danni. Oh, cacchio. Perché non vieni giù, Cassie? O sta scendendo? Bastava chiederglielo. No! Ah, cosa pensavi di fare, Cassie, eh? Vieni qui. Cassie, non ti azzardare. No! Ok. Calma, calma, calma. Acqua in mano. Che ora non posso più fare il trick con le enderpearl. Questa deve essere l'ultima volta che scende Cassie, ragazzi. Oh, sta arrivando Cassie, ragazzi. Tu Enderman ti devi levare, zio Pera. Ti devi levare, fratello. Non ti devi... No! Non ho fatto l'ultima hit col calderone. Fermi! No, c'è l'Enderman che mi sta facendo male. Quanto cacchio gli fa male una spada con sharpness 3? Lo dovevo tirare giù con il calderone. Ma porca vacca, ragazzi. Porca vacca. Porca vacca, porca vacca. Vabbè, oh, qua sono tutti i livelli, eh. È tutta vittoria. Tutta vittoria, ragazzi. Che hit, che hit, ragazzi. Abbiamo battuto Cass. Abbiamo battuto il drago anche in questo mondo, ragazzi. We did it. Oh, respiro che qua. Damn, la roba è stata un attimo crispy. Adesso la tentazione di saltare e tornare a casa è tanta, ragazzi. Ma non possiamo tornare a casa nonostante tutto. Abbiamo fatto una promessa e questa promessa va mantenuta. Allora, innanzitutto, dov'è l'uovo? No, ah, è qua. Prendiamoci l'uovo. L'uovo è più semplice del previsto da prendere, raga. Basta mettere sotto una torcia, fare così, boom. The next generation. Siamo la nuova generazione, ragazzi. La nuova generazione di Minecraft. Si gode, guardate qua, Dragon Egg, finalmente uno dei premi più grandi di Minecraft, che perché ne esiste soltanto uno per mondo. Dov'è? Oh, eccolo là, l'ho visto. Guardalo là, con tipo 1000 Enderman. Mamma mia, comunque la generazione di sto mondo è orribile, posso dirvi la verità. Veramente inguardabile. Ma anche sto coso, dove cacchio è? In mezzo al nulla, che se sbaglio a lanciare la Ender Pearl qua è finita. Il calderone ce lo portiamo indietro, che ci darà una mano per cucinare. C'eravate, ragazzi. C'eravate. È fuori! Sta fluttuando, è tenuta su con un piedino. Cosa stai facendo, Camilla? Cosa stai facendo? Calma. Dobbiamo fare un respiro, ragazzi. No! Porca vacca, quando succede così... Mi ha skippato un battito il cuore, ragazzi. Allora, vedo che qua ci sono già delle cose molto esotiche. Purtroppo l'arco mi è inutile, quindi l'arco potrei anche metterlo qui, se non addirittura buttarlo via. Siamo in nuove terre, siamo in posti nuovi. Io prenderei Chorus Fruit e prenderei soprattutto... Questi qua mi servono per far crescere le piante. Cosa che non ho mai fatto, però... Perfetto. Questo è il Chorus Flower che, se non sbaglio, fa crescere queste piante. Devo stare attento a mangiare questa cosa di nuovo. È stato molto rischioso. Questi si potevano tirare giù con l'arco, ma non ho l'arco, purtroppo. Allora, farei una cosa che farebbe ogni persona intelligente con un buon computer. Alzerei la render distance tipo a 40 e vediamo se c'è qualcosa vicino a noi. Se non c'è niente vicino a noi, l'andiamo a cercare. Parlo di End City, cose belle dove ci sono le elytra, eccetera, eccetera. Le coordinate. Siamo alle coordinate... Aspetta, è vero, segniamoci le coordinate che non si sa mai, ragazzi. Meno 330, 954. Porca vacca, mi sa che non c'è niente nel raggio di 40 chunk. Infatti mi sta anche un po' laggando e non c'è niente, ragazzi. Quindi mi sa che qui dobbiamo partire in una bella esplorazione. Ovviamente per essere intelligenti dovrei andare dove posso sprecare meno blocchi possibili. Quindi magari da qua a lì. Da lì puoi andare a piedi oltre. Sì, farei così. Che cos'è quella roba? Ma? Ah, è un buco nel muro. Prendiamo la terra e partiamo. Con molta calma, se lascio il tasto shift è finita, ragazzi. O se per sbaglio guardo un Enderman, è la fine. Ho tutto in mano. L'unica mia salvezza è tipo... No, non c'è una salvezza. Forse ho una Enderpearl. Non ho neanche una Enderpearl. L'unica mia salvezza sono i Chorus Fruit, che mi terrò prontamente nell'inventario perché non si sa mai. La perla del giorno. Sono le 10? Sono le 10 di sera, ragazzi. È arrivato il momento perla del giorno. Qui devo cercare un attimo di ingegnarmi, perché mi ero dimenticato di questa cosa. Ero molto investito in quella che è la battaglia del drago. Però vi posso dire una riflessione che ho fatto l'altro giorno. L'altro giorno stavo guardando un video di come imparare a giocare a scacchi. E questo video spiegava un pochettino quelle che erano le basi, che mi sono già sembrate stracomplicate. Ho detto, cacchio, adesso io come faccio? Come faccio a imparare questo gioco? Cioè, mi ci devo mettere ore e ore, centinaia di ore...
migliaia di ore. Ma poi ad un certo punto ha detto una cosa, ehi, guardate qua che bello, una cosa che era probabilmente rivolta ad un utente che già sa giocare a scacchi. Fa: quando tu giochi a scacchi, quando muovi la prima pedina, ci sono 72.000 possibili partite dopo che tu hai mosso quella pedina. Quando tu muovi la pedina un'altra volta e poi un'altra volta, le possibilità diventano 9 milioni. Quindi tu, in quanto giocatore di scacchi, quando muovi la tua prima pedina, in qualche modo, se sei un folle, puoi anche sapere a memoria quelli che sono tutti i possibili outcome dopo quel game. Ma dal terzo game in poi, voi come potete controllare 9 milioni di possibili partite? E io ci ho pensato e l'ho vista come una cosa di vita. Quando tu inizi a fare qualcosa, è lì che devi avere un po' la situazione sotto controllo, devi avere un po' sotto mano quelli che sono i margini di errore, quelle che sono le possibilità. Ma poi, quando prende il via la cosa, quando iniziamo a muoverci, perché ci stiamo a preoccupare di tutte le piccole cose? Non serve preoccuparsi di queste piccole cose, perché quando iniziamo ad andare, sono infime. Noi ci ricorderemo quando saremo grandi di tutte le volte che abbiamo studiato extra a scuola? No. No, non ci ricorderemo mai di queste cose, ragazzi. Ci ricorderemo quando saremo grandi di quella volta che abbiamo lavorato extra al lavoro? No, non ci ricorderemo. Magari ci ricorderemo soltanto lo stress che ci ha causato. Quindi a volte dobbiamo semplicemente prendere la vita con leggerezza. E ci sta a impegnarsi, ci sta a pensare alle cose importanti. Però magari all'inizio, quando dobbiamo iniziare un percorso, ci prepariamo, come adesso, siamo andati a battere il drago, ci prepariamo, ci prendiamo le nostre cose. Poi andiamo. Si prende una strada e si va, non dobbiamo stare lì troppo a preoccuparci, perché sennò la viviamo male. Io vedo troppe persone che sono intrappolate in questa cosa. E mi dispiace, perché mi rendo conto che i giovani d'oggi non hanno una gran fiducia nel futuro, ma forse questa potrebbe essere una soluzione. Questa, ragazzi, era la perla del giorno, che è quella che è durata di più. 3 minuti di perla del giorno, ragazzi. Poi ditemi che non vi voglio bene. Momento serietà chiuso. Andrei sulla barca là in cima, ragazzi, a prenderci le litra. Almeno ho imparato a giocare a scacchi. No, non ho imparato a giocare a scacchi, comunque. La vita è come una partita a scacchi. Io non so giocare a scacchi. Parla del giorno. Devo solo stare attento agli shulker, perché se mi sparano mentre salgo da qui è un po' un problema. Ehi, non mi fare mai più. Chi pensi di essere, zio? Ah no, aspetta. Prima di prendere la testa, magari andiamo a prenderci le litra. Ma poi mi fa troppo strano perché fa il suono di una cassa. Zio. No, si è teletrasportato, maledetto. Non male questa cassetta, eh? Questo non è che sia sto granché, però lo prendiamo. Unbreaking. Mi servirebbe... le elitra che mi dicono che mi vogliono bene, ragazzi. Si gode, prima di GTA 6. Abbiamo le elitra. Allora, qua ci sono tante cose che possiamo lasciare indietro. Tipo, se io ho questa con Unbreaking, di base la mia armatura di diamante non è che mi serva sto granché. Quindi la potrei lasciare indietro. Anche se non si fa mai, probabilmente lo farò. Abbiamo le casse. No, dai, mi dispiace lasciare giù la mia armatura. Mi sento in colpa. Devo farmi una shulker box as soon as possible. Però prima andiamoci a prendere la testa del drago. Per prendere la testa del drago io ho un trick. Mi metto qua shiftato. Mi sa che il trick è andato male, raga. Godo! Me ne ha dato una! Andiamo a prenderci la testa prima che sia troppo tardi. Lascerei giù un secchio, dai. Devo andare a sterminare tutti quelli che ci sono qui dentro, in modo da prenderci la ender chest che c'è dentro. E con la ender chest che c'è dentro dobbiamo smanettare un po'. E poi ne usciremo ancora più vincitori, perché avremo le litra con unbreaking e con mending, ragazzi. Ora voi mi fate stracomodo, quindi... no. No, zio pera! Beh, niente. Poi devo stare attento, perché se cado... vabbè, ho le litra in realtà. Me l'ha droppata! Si gode. La crafting table, tiriamo fuori una... come cacchio si craftavano? Così? Così. Yes. Uno shulker box. Ah. Ora respiriamo, ragazzi. Allora, facciamo che ci mettiamo dentro un po' di cosine. Parkour, parkour. Qui ce ne sono due di amichetti. Godo. Stay mad, bro. Stay mad. Poi ve lo insegno. No. Guarda qua. No. Dove cacchio sono finito? No, ragazzi. Dove sono finito, genuinamente. Non è stata una buona idea mangiare il chorus fruit. Oh, con quello possiamo fare un'altra shulker. Doggiati, malissimo. Poi glielo spieghiamo come si fa. Oh. Parkour. Ma fa male però sti robini, eh. Ok, abbiamo a disposizione Curse of Vanishing, però peccato. Queste le lascerei qui, non mi interessa nemmeno portarmi da casa. Qui possiamo... che bello, abbiamo i razzi, ragazzi. Non ci credo. Non ci credo. Innanzitutto prendiamoci Mending e Unbreaking per farci una cosa succulenta. Porco zio, che male alle orecchie. Mettiamo qui le litra. Ci mettiamo Mending. Ci mettiamo Unbreaking. Ragazzi, dobbiamo trovare un nome all'elitra. Questa sarà l'elitra più importante della nostra survival. Il mezzo di movimento principale.
Come la chiamiamo? State letteralmente scrivendo tutti kiwi, ragazzi. Kiwi, fette di kiwi, 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 kiwi volante. I believe I can kiwi. Let me kiwi. No, ragazzi, ma non è possibile, ma... Un nome serio! Kiwiali. Kiwitra, va bene. Ho capito che la chiamiamo Kiwitra. Va bene, ragazzi, la chiamiamo Kiwitra. Kiwitra con... Kiwitra sorrisino. Mamma mia, è inquietante quel sorriso. Mettiamogli un nasino. Abbiamo 63 razzi per scappare. Abbiamo preso tutto. E adesso direi di muoverci in giro con l'elitra, ragazzi. Commanding e unbreaking prima di GTA 6. Più che prima di GTA 6, prima di letteralmente avere un equipaggiamento buono, ho già la mia elitra perfetta. Ho paura a volare perché non ho protection né niente e ti prendi delle botte incredibili. Quindi per il momento non volerò. Orco zio! Ritiro tutto, ragazzi. No! No, 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 no. Mela d'oro. Tutto sto casino per prendermi dell'oro, zio Pera. Dell'oro è una pala con efficiency 4 di ferro. Qui c'è un altro posto da esplorare. Forse qui dentro ci sono delle effettivamente casse. Perché là abbiamo già preso. Qui abbiamo già preso. Lì non c'è niente, mi sa. Qui ci sono solo degli shulker. Mai capite ste torri qui. Niente, niente, zio Pera, niente. Non si può neanche entrare, scusate. Lasciatemi stare, quanti siete? Oh, sembra di dover doggiare gli shot di Piper su Brawl Stars. Oro, ferro, va bene. Fire protection, unbreaking, protection, depth strider, mending. Ma porco zio... Ma dove sono finito, ragazzi? Ma dove mi hanno fatto uscire? Come è fatto a farmi uscire da qui? La protection, unbreaking, no. Protection 4, unbreaking, non lo so. Questo ci sta perché mi attutisce i danni. Sono più veloce di voi. Ah, stay mad, bro, stay mad. Ora qui nel Matrix... Mamma mia, tu sei un maledetto. Mi dovevi fare l'agguato fuori. Ok, qui dovremmo aver preso tutto, ragazzi. È arrivato il momento di viaggiare un po'. E andiamo... Andiamo di qua. Sì, mi ispira andare di qua. Non so perché, ma mi ispira. No, aspetta. Sono tornato indietro. Vabbè, mi ispira comunque. Andiamo di qua. Il vostro lollone c'ha il fiuto. Allora, che ci siano barche mi interessa poco per ora. Perché non mi interessa avere litre infinite. Più che altro cerco un buon loot. Ah, pure la barca. Easy. Diciamo che magari andiamo a lootare prima la barca, allora. Adesso vi posso promettere che funzionerà il mio trick. Ma porco zio. Presa al volo. Smeraldi, protection. Vabbè, queste non sono grandi cose. Oro, questa sarà OP, sharp, no, non è OP. Un'altra bella elitra, grazie. Dobbiamo trovare cose buone, ragazzi. Armature decenti, cose interessanti. Protection 4, buono. Unbreaking 3, noiosa. Vediamo se siamo più fortunati di qua. Vabbè, sfruttiamo la trazione loro per arrivare su, cosa vi devo dire? Ehi, state picchiando un po' troppo adesso. Mamma mia, meno male che ho mangiato la mela d'oro. Sto maledetto mi si è teletrasportato di fianco. Zio Pera. Ho preso un infarto. Cos'è questo? Unbreaking 3, protection 4. Damn. Mi sa che protection 4 non mi proteggerà da quello che è appena successo, ragazzi. Allora. Questa era una di quelle situazioni dove bisognava mettere tutte le cose nella Ender Chest. Non le abbiamo messe tutte nella Ender Chest. In realtà il loot è il minore dei problemi, perché il loot lo possiamo riprendere, rimane congelato nell'end. Il problema in questo momento sono i 60 livelli, ragazzi, che abbiamo perso. Potevo usarli per un sacco di cose, abbiamo perso 60 livelli, che non è sto gran problema, perché possiamo fare la farm di Enderman, bla bla bla. Sto pensando a come recuperare queste cose, cioè se le volessi prendere adesso dovrei correre, senza cibo, più o meno, da casa mia fino al portale dell'end, entrare nell'end, sperare di avere una enderpearl oppure prenderla da un enderman facendo la tettoia, da lì entrare nel portale del void, dal portale del void devo camminare fino a qua, salire su nel punto più alto. Damn. Oh no. Sì, no, dovrei spaccare questo letto qua, prendere il letto, entrare nel portale, passare da qui, rientrare nel portale e dovrei arrivare a casa. E tra l'altro è la prima volta che passiamo nel portale, ragazzi. Quindi abbiamo battuto il gioco. Oh, ci sono dei blocchi. 25 blocchi. Non mi basteranno 25 blocchi per arrivare là in cima. E poi devo anche attraversare un'isola. Ragazzi, temo che dovremo finire il gioco in questo esatto momento. Lasciando il loot dov'è in questo momento, a meno non so che coordinata, non le ho neanche guardate purtroppo. Devo battere il gioco. Devo chiudere il portale. È il tutto. Tu non ce la fai. Ma secondo me ce la faremo invece.
Abbiamo battuto Minecraft, ragazzi. Prima a battere Minecraft a mani nude. Minecraft Java Edition. I see the player. You mean Lollo Lacustre? Non si può velocizzare sta roba. C'è una frase bellissima. C'è una perla del giorno assurda qui. Solo che so che è abbastanza sotto. C'è un modo per velocizzarlo e basta, che voi sappiate, raga. Shift. Porco zio, che cacchio è successo? Queste sono da leggere almeno una volta nella vita, ragazzi. Una volta le ho lette tutte, c'è una frase stupenda. Dice tipo, un giorno ti guarderai indietro e le uniche cose di cui ti pentirai sono le cose che non hai fatto. Quindi vai, esplora, viaggia e un giorno ti ringrazierai. Firmato anonimo. Ah no, aspetta, non posso skipparlo. Fermi, guarda come spinge. Sta andando velocissimo. Ma poi guardate, the player was you, Lollo Lacustre. Sometimes it thought itself human on the thin crust of a spinning globe on a molten rock. The ball of molten rock. Cioè, è una roba assurda, è una perla del giorno gigantesca, ragazzi. Tu sei il giocatore, la storia e il programma. L'umano, fatto dal niente, ma da latte e amore. Assurdo. Casa mia, non ci credo. C'è pure dell'esperienza. Ma come 21 livelli? Ma cosa? Va bene così, ragazzi. 21 livelli di esperienza buttati lì. Correrei a casa a dormire il prima possibile. Oh. Lollo Lacustre was slain by Shulker. Immagina perire per colpa di uno Shulker box. Allora, ragazzi, vediamo cosa è rimasto dentro alla Ender Chest. Dai, ma non è possibile che mi hanno veramente messo un creeper davanti alla casa. Creeper, English or Spanish? Il primo che si muove... Vedi come era fermo, come inizio a parlare di English or Spanish, il bro parte. Porco zio, ce ne sono due! No, ragazzi, ma non è cioè, è pieno giorno! Zio Pera, è pieno giorno questi due qui! Dodge. No! Oh, gunpowder. Mamma mia, perché... Cioè, io con quale mente razionale prima vi ho detto... No, raga, mettiamo lo shulker box nel mio inventario. No. Potevo metterla dentro alla Ender Chest, potevo mettere qui dentro un'elitra, potevo mettere qui dentro qualsiasi cosa. Ho lasciato tutto nel mio inventario. Per la mia confidence di essere un pro player. Invece no. Invece questo è quello che mi merito, ragazzi. Allora, ragazzi. Potremmo azzardare di andare adesso. È molto rischioso, però. Anche perché io non mi ricordo dov'era. Cioè, non so la direzione. Dovrei mettermi lì a guardare per bene. Allora, qui era dove... Qui stavo fightando. No, qui la stavo cercando per la prima volta. Qui avevo trovato la seconda. Sarà tipo qua, più o meno. Sì, questa era la seconda barca. Qui sono andato a miglior vita. Quindi devo trovare la parte di mezzo. Quindi, mentre arrivavo lì, ero tipo qua. Ok, ce l'ho! Ce l'ho davanti ai miei occhi, ragazzi! Ce l'ho davanti ai miei occhi! Qui ho detto me ne vado. Ero tornato dove c'è la nostra base. Ok, lì c'è tipo quel ponte che avevamo fatto. Lì ci dovrebbe essere il portalozzo, sulla sinistra. Quindi sono andato a destra, dove ci sono tutte quelle isole lì. Ok, devo tirare dritto. Ed era apparsa poco dopo. Mi sembra mentre stavo bevendo l'acqua. Ok, non è lontana. È una follia, ma confido in me che si può fare. Lo vogliamo fare? Vogliamo andare a riprenderci le cose adesso? Allora, al volo. Armatura di diamante, armatura di diamante, armatura di diamante, armatura di diamante. È già la terza che craftiamo, non va bene. Musica che gasa, ragazzi, andiamo. È arrivato il momento di andare a salvare tutto il nostro loot, tutte le nostre cose. Non accetterò di tornare a casa a mani vuote. È molto difficile, dobbiamo studiarci ogni movimento, dobbiamo stare attenti a tutti gli shulker, a tutti i danni che possiamo prendere, a tutti i mob che possiamo incontrare, a tutte le sfortune che possono succedere. Ma non torneremo a casa a mani vuote. Ok, è iniziata la missione, ragazzi. Ci siamo. Qui dobbiamo perdere quanto meno tempo possibile. Dai, con questi blocchi. Ok. Dal momento in cui entriamo qui dentro, ragazzi, probabilmente partirà un timer. Andiamo. Allora, le isole quali erano? Erano quelle là. È di là che dobbiamo andare. Quanti blocchi ho? Mi basteranno. Qui devo usare i blocchi in modo molto strategico. Passiamo da qua, ragazzi. È là. È quella? O è quella? No, è quella. È lì, ragazzi. Cacchio, dovevo passare da là. Però va bene, ormai siamo qui. Ti vedo l'obiettivo finale, ragazzi. Qui mi sa che salterò giù. Non c'è tempo da perdere. Ok. È là. In teoria. Quindi dobbiamo andare da qui a lì e andiamo. No, ragazzi, ho tutto nell'inventario. Il mio ultimo cibo, armatura, letto. È finita. Si va, non ci fermiamo, ragazzi. Non è uno, non è due. Non saranno tre fallimenti a fermarci. Non possiamo failare. Assolutamente non possiamo failare, ragazzi. Come siamo messi? Siamo ancora lontani. Oh!
No, 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 i miei oggetti. No, ci sono le cose giù. Porco zio, dov'è la mia elitra? Ce l'ho nell'inventario. Qui ragazzi non rifaremo l'errore. Unbreaking protection. Protection. Unbreaking. Elitra. Ce l'ho. Abbiamo il cibo. Ci sono cose da prendere giù, ragazzi. So che cosa fare. So esattamente cosa fare. Mancano 2 minuti. Ok. Alto rischio, alto guadagno. Pigliatemi una volta. Grazie. Torniamo su. Ragazzi, ce l'abbiamo. Fermi. Adesso vi faccio vedere, ragazzi, qual è la cosa più gloriosa da fare in queste situazioni. Fidatevi di me. Vi fidate? Mi serve questo. Mi serve la crafting table. Mi servono 2 di questi qui. È arrivato il momento di fare la cosa più gloriosa che si può fare in questo momento. È arrivato quel momento. Ragazzi, abbiamo servito Gotham oggi, ragazzi. Abbiamo ripreso le nostre cose. È stata l'ultima volta, ma non sarà l'ultima volta. Alla veneranda di età di 22 anni, dopo aver messo tutte le nostre cose in salvo dentro la Ender Chest che troveremo prontamente nella nostra casa, è arrivato il momento di fare la cosa più giusta. Ragazzi, siamo a casa e abbiamo tutto il nostro loot nella Ender Chest. Tutto. E soprattutto abbiamo una cosa che ci sarà fondamentale, ragazzi, per i giorni a venire. Ci sarà fondamentale, ragazzi. La Kiwitra con 55 razzi. Ce l'abbiamo fatta. Non abbiamo mollato neanche questa volta. Pure l'ultima volta abbiamo fatto una follia. Non abbiamo mollato, ci siamo ripreso tutto. Non abbiamo mollato e abbiamo di nuovo la nostra elitra, i nostri razzi e tutto il nostro loot, ragazzi. Ed ora in poi possiamo solcare i cieli di questo mondo. Si gode. Possiamo solcarli, ragazzi. Finalmente abbiamo un modo per spostarci, per poter vedere dall'alto tutto. Che bello. Era il mio sogno. Guardate qua che hit. Sì. Ragazzi, sono troppo gasato. È bellissimo riuscire a mettere in pratica queste cose. E l'abbiamo fatto alla perfezione. Alla perfezione non abbiamo sbagliato una cosa. Abbiamo sì sbagliato una mini ripresa, ma per il resto abbiamo proprio... abbiamo cucinato, ragazzi. Come direbbe Lollo Lacustre, abbiamo cucinato. Yes! E ora ci godiamo il nostro villaggio dall'alto. Kiwiland, ragazzi. Kiwiland diventerà gigante questa cosa. Questa serie deve andare avanti. Deve andare avanti. Mi avete davvero gasato troppo, ragazzi. Sono stracontento di aver seguito l'istinto che mi avete dato. È la carica. Sei il king. No, siete voi king, ragazzi. Io sono un mero esecutore delle vostre idee. Siete voi king. Siete voi che avete reso possibile questa cosa. Non so se hai notato, ma il mantello era l'elitra. L'ho notato. Guarda che bello, bro. L'hai visto il creeper? E io non vedo l'ora di avere quello di Twitch. Quello che ci spetta di diritto. No, oggi, ragazzi, non è finita. Noi ci riprenderemo Gotham City, ragazzi. In maniera eroica. In maniera... la prossima volta, perché oggi abbiamo, secondo me, già anche dato abbastanza e ho finito la mia aura, ragazzi. Scherzo, la mia aura è infinita, ragazzi. Sentite la mia presenza a distanza, la sentite nella vostra casa? Ragazzi, sto letteralmente parlando a una fotocamera in questo momento davanti al mio computer. Vedete la mia aura, ragazzi, ha fatto spegnere la luce. Scherzo, ho sbagliato a schiacciare il tasto della musica. Non è vero. Ho spento la luce con la mia aura e lo sto per rifare un'altra volta. No, ragazzi, avevo davvero sbagliato il tasto. Mi dispiace davvero tanto. Niente. Abbiamo ripreso le cose, ragazzi. Abbiamo ripreso le cose, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Che cacchio di episodio abbiamo tirato fuori. Questo episodio è bellissimo. Lacustri, io vi ringrazio tantissimo della visione. Come al solito, se volete vedere altri miei 2 video, io ve li lascio qui. E noi ci vediamo al prossimo. Let's go!